Eccoci, ben trovati su Pippo, io sono Salvatore, come sempre, come state? Spero tutto bene. Ragazzi, oggi noi siamo con un video acquisti di volumi 1, molto corposo, lo sto guardando, e tanta roba, mi piacciono tantissimo questi volumi 1 che ho recuperato veramente tanto, lo dico sempre, però ragazzi, volumi belli, alcuni. Partiamo subito, ragazzi, questo lo mettiamo per dopo, partiamo subito con questo che è un po' più... Moriarty volume 1 The Patriot, perdonatemi, e cioè, ho letto il volume regular, questo l'ho preso solamente perché era la Discovery Edition. Se Discovery li paghi 1 euro, poi non riesci a beccarli, li trovi su eBay a 15 euro, quindi ho deciso di prenderla perché era un volume 1, metterlo in collezione e ciao. In realtà è uno dei primissimi titoli che ho recuperato quando ho iniziato a leggere manga, perché mi piaceva un botto la storia, che era comunque uno spin-off, tra virgolette, di Sherlock Holmes. Però ragazzi, poi leggendolo mi annoiava un po' e quindi l'ho sospeso. Ho diversi volumi sporadici di Moriarty, però non lo so, se qualcuno è interessato magari li vendo. Inizierò a vendere, ragazzi. Breve storia triste, inizierò a vendere qualche volume che non leggo, che sarei sospeso e che non ho più spazio, quindi devo vendere. Torniamo e non lo so, ragazzi, solo per collezione ho preso questo volume 1, Moriarty The Patriots. Poi Boruto volume 1, ho spiegato in un altro video acquisti manga dove c'era il volume 2, che ho preso questo qui perché era in promo sul libraccio, pagato la metà, e ho deciso di prenderlo, ragazzi, lo leggerò prima o poi. Io sono un grande appassionato di Naruto, grande, veramente mi è piaciuto tantissimo, ho visto l'anime però non ho letto il manga, e l'ho preso perché vorrei che mi piacesse, però non lo so, ancora non l'ho letto, vedremo, sicuramente non lo leggerò per adesso, però è nelle intenzioni, diciamo così. E pagato la metà, ragazzi, quindi 4,90, pagato, no, forse anche meno della metà, subito ho buttato dentro e chi si è visto si è visto. Poi abbiamo un altro bel acquisto fatto, Mars volume 1. In realtà, ragazzi, non avrei mai pensato di recuperarlo perché l'ho visto in tantissimi video acquisti manga, però non lo so, la copertina non mi fa impazzire, quindi l'ho sempre snobbato. Poi andare a recuperare un po' la trama, che adesso vi leggerò, non la leggo mai perché dove scontato che voi sappiate, però in realtà io li imparo così dagli altri video dove leggono le trame. E quindi ragazzi, questo volume 1 è frutto del lavoro di altri, no ragazzi, scherzate, mi piaceva la trama che adesso vi leggo, da qualche parte c'è sicuramente una persona unica e speciale che ha bisogno proprio di te. Kiraso è timida e tende a isolarsi dal mondo che la circonda, mentre Rei Kashino vive senza regole, seguendo l'impulso del momento. Queste due anime, attirate dal dio della guerra Mars, si incontrano e iniziano a emergere delle tenebre della propria solitudine, avanzando verso una nuova luce. La storia ci sta, ragazzi, è veramente bella, lo sto iniziando a leggere, forse non si vede, ma mi sta piacendo, è un manga d'amore, da quello che ho capito, e quindi so proprio nel mio range che dei miei interessi, quindi tanta roba. Questa edizione è bomba, perciò l'hanno consigliata tantissimo gli amici su YouTube, veramente tanto, fatta veramente bene, bella cicciotta, costa 8 euro, però dai, ci sta, è fatta bene ed è corposa, dai, ci sta forse. Poi passiamo agli ultimi tre, che sono veramente, dico sempre così però alla fine è vero, sono veramente bombe, ragazzi. Il primo, che forse è quello meno degli altri due, però credetemi, è alzo le mani, You degli Spetti Perfect Edition volume 1. Ragazzi, io sono uno di quei pochi al mondo a non aver visto l'anime, perdonatemi, però vorrei rifarmi leggendo prima il manga e poi magari recuperando l'anime, vorrei avere più tempo ma è difficile. La storia è veramente tanto interessante, adesso ve la leggo. È un manga, secondo me, ragazzi, da avere in collezione, la vedo in tante video collezioni manga. E è uno di quei manga che parlano sempre bene, però è come se fosse una colonna portante, quindi non ne parlo mai abbastanza perché danno per scontato che tu lo conosca. Io sono uno di quelli che non lo conosco, quindi
se non lo conoscete siete miei amici. Vi leggo la trama, ragazzi, a parte scherzi, leggo la trama. Il protagonista è un quattordicenne di nome Yusuke Urameshi, un piccolo delinquente che non ha mai rispettato né regole né l'autorità. Nonostante ciò, un bel giorno si sacrifica per salvare un bambino che sta per essere investito da un'auto. La sua morte, non prevista nell'aldilà, crea un certo scompiglio. Per risolvere questa situazione incerta, gli viene proposto l'incarico di detective del mondo degli istituti e gli viene riportato in vita. Durante il corso delle varie indagini, incontrerà quelli che diventeranno i suoi compagni inseparabili. Kazuma, un liceale come Yusuke, Iei e Kurama, degli spettri dalle sembianze umane. Raga, sembra un titolo veramente molto interessante, sono veramente felice di averlo preso, un po' come Rocky Joe, è un titolo che secondo me devi avere in libreria, costa anche questo 7 euro, vi prego, abbassate i prezzi, però ci sta ragazzi, li alterno un po', qualche volta prendo uno, qualche volta l'altro per andare avanti nelle serie, però ci sta. Questa qui, questa edizione qui è composta da 15 volumi, quindi non pochi, però ci vorrà tempo, la finiremo prima o poi, quindi tanta roba, sono veramente felice di averlo preso, non l'ho ancora letto perché ho un botto di roba da leggere, ragazzi, tutto questo tempo purtroppo, tanta roba, però dico sempre tanta roba, però veramente felice di averlo preso. Poi questi due sono veramente belli, passiamo a questo Devilman, volume 1, me ne hanno parlato benissimo tutti con quelli con cui ho parlato, si deve leggere, ho iniziato le prime pagine, sono veramente le primissime pagine, le prime sono anche a colori ragazzi, fantastico, Gonagai, il maestro, è da leggere ragazzi, ho sentito tantissime opinioni su questo manga, però l'unica che concorde con tutte è quello che devi leggerlo per farti un'idea, ed è quello che voglio fare, leggerlo, farmi un'idea mia. So che esisteva anche la Omnibus, però ragazzi mi sono botto e ho deciso di prenderlo poi man mano, sono 5 volumi da 7,50 l'uno, l'edizione secondo me è fatta veramente veramente bene, ho visto i disegni, pulita, bella ragazzi, veramente una bella edizione per 7,50 che è meno di altri volumi che forse sono fatti anche peggio. Tanta roba, grazie Gevo per questa edizione, la recupererò man mano, piano piano, forse ho preso il 2, sì, ho preso già il 2, non sto controllando, quindi me ne mancheranno 3. Sono veramente felice ragazzi per la presa, fatemi sapere se voi ce l'avete, se l'avete letto, se vi è piaciuto, fatemi sapere con un feedback sotto nei commenti, anche il retro è veramente spettacolare ragazzi, veramente felice. Poi, per concludere, ma cioè, è una bella bella variant, Communicate, Communicate variant esclusiva per Games Academy, ragazzi l'ho vista in tantissimi post su Instagram e l'ho scoperta così perché non sapevo l'esistenza di questa variant, l'ho presa non perché sia variant, perché non sono un cacciatore di variant, ma perché mi piaceva veramente tantissimo ragazzi, per me la variant stupenda, i colori, non lo so, mi piaceva veramente tanto, l'ho pagata 5,90, quindi neanche tanto, anzi penso pagate di copertina solo la spedizione costava di più, ma veramente bello ragazzi, sto leggendo il primo, l'ho detto in conto degli acquisti, forse per quando uscirà questo video l'avrò anche letto, e tanta roba, sono veramente felice di averlo messo in collezione, è un ennesimo volume 1, però questo qui anche visivamente è veramente molto 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 bello. Ragazzi, questi qui sono i volumi 1 di questo video, magari vi stoppate per vedere, per dargli un'occhiata ai titoli, fatemi sapere ragazzi, grazie per aver visto il video, lasciate un pollice di supporto ragazzi, è fondamentale, credetemi, fatemi sapere voi che state leggendo, seguiteci anche su Instagram, vi raccomando ragazzi, grazie mille e ci vediamo presto, ciao!